Nel discorso sull'origine della diseguaglianza del 1755, Rousseau approfondisce ed estende la critica alla cultura che era stata svolta nel discorso del 1750 sulle scienze e sulle arti, e fino a trasformarla in una critica della società e anzi in una critica di tutto il processo di civilizzazione. Nel discorso sull'origine della diseguaglianza, dunque, Rousseau risale dallo stato di natura, che lui intende diversamente rispetto ai giusnaturalisti, adesso vedremo come, da questo stato di natura risale man mano attraverso tutte le tappe dell'incivilimento del genere umano fino alla società attuale, che è sottoposta, era già stata sottoposta a critiche, che adesso viene ulteriormente, diciamo così, criticata, però sulla base di una riflessione più profonda, di una riflessione politica, potremmo dire. Quindi se quella era una critica, quella del discorso sulle scienze e sulle arti, era una critica della cultura, no? Che non molto originale, perché riprendeva motivi della cultura classica, adesso invece il lavoro di scavo di Rousseau diventa più radicale, diventa più originale, fino a pervenire poi nel 1762 all'opera fondamentale del filosofo ginevrino, cioè il Contratto sociale, in cui Rousseau farà la sua proposta di una società politica basata su un contratto particolare a fondamento del quale vi è il concetto della volontà generale, di cui eventualmente tratteremo in un altro video. Ma qual è il percorso, la riflessione che Rousseau fa nel discorso sulla origine della diseguaglianza? Intanto c'è da dire che, come il primo discorso, anche questo viene scritto in occasione di un bando dell'Accademia di Digione, che chiedeva appunto quale fosse l'origine della diseguaglianza tra gli uomini e se questa diseguaglianza fosse in qualche modo giustificata dalla natura. Ebbene, Rousseau parte intanto dalla considerazione che lo stato di natura non era affatto quello stato di guerra di tutti contro tutti di cui aveva parlato Hobbes, non era affatto, non era nemmeno lo stato di relativa armonia, relativa diciamo così, accordo, no? Di cui aveva parlato Locke, e che comunque poi prima o poi degenerava, no? in un conflitto più o meno aperto. Ma in Rousseau lo stato di natura è lo stato in cui gli uomini non vivono ancora associati, non hanno ancora formato delle famiglie o delle comunità più vaste. L'uomo naturale, di cui parla Rousseau, è più simile ad un animale che non ad un uomo. Egli vive intanto in solitudine, non ha ancora sviluppato il linguaggio, si nutre dei frutti spontanei che riesce a trovare nelle foreste, ha contatti sporadici con gli altri uomini, quindi si accoppia quando capita e non conduce quindi una vita associata. È dunque simile agli animali. Possiamo immaginare appunto questo uomo naturale, questo uomo dei primordi, un po' come un grosso scimmione, no? Che vive nella foresta. E qui ci viene in mente Giambattista Vico,
quando, delineando un pochino le tappe di evoluzione della umanità, parla di un'umanità primitiva, di bestioni tutto senso, che a malapena riescono a mugugnare qualche cosa, ma che vivono appunto in una condizione più animalesca che umana. Quindi vedete che l'uomo di Rousseau, l'uomo naturale di Rousseau, non ha nulla a che vedere con l'uomo di Hobbes, con l'uomo di Locke, che vive comunque in una comunità, per quanto una comunità precedente alla istituzione dello Stato. E non è cattivo, quindi l'uomo naturale di Rousseau non è affatto cattivo, non è affatto l'essere egoista, avido, che aveva descritto Hobbes, non è quell'essere vendicativo e attaccato alla proprietà, di cui aveva parlato Locke, non è sostanzialmente né buono né cattivo. È un essere innocente, così come può essere innocente un animale che non è in grado di distinguere tra il bene e il male, non è in grado in un certo senso di comprendere, no? Nessun tipo di morale, che un uomo potremmo dire premorale. La morale stessa è una risultato del processo di civilizzazione, ma questo uomo naturale di Rousseau appunto sta in una condizione pre-sociale, pre-civile, e quindi tutti questi concetti che costituiscono, diciamo così, la cultura, il portato della civiltà, come la distinzione tra bene e male, la civiltà e così via, i legami, diciamo così, familiari, no? I legami tribali, sono cose sconosciute all'uomo di natura, che vive, ripeto, vive come un animale, a stretto contatto con la natura, non ha bisogno di nulla perché riesce a procurarsi tutto quello di cui ha bisogno. I suoi bisogni sono estremamente limitati, quindi essendo estremamente limitati, limitandosi appunto al cibo, a un giaciglio dove trascorrere la notte, egli è in grado di soddisfarli senza troppe difficoltà. Gli unici sentimenti che muovono in un certo senso l'uomo naturale di Rousseau sono l'amore di sé e la pietà. L'uomo naturale è questa specie di animale, no? Dalle sembianze umane, è mosso dall'istinto di autoconservazione, con l'amore di sé, è questo istinto di autoconservazione che lo porta quindi a muoversi nel senso di soddisfare la fame, di soddisfare la sete, di soddisfare appunto gli istinti più immediati. Non è cattivo, nel senso che di fronte alla sofferenza di un altro essere vivente, di un suo simile, è mosso da sentimenti di pietà. Tuttavia, a differenza dell'animale, l'uomo ha due caratteristiche peculiari, e cioè l'uomo è libero, dice Rousseau, ed è perfettibile. L'animale è destinato a ripetere sempre, diciamo così, lo stesso comportamento. Il susseguirsi delle generazioni non porta nelle altre specie animali alcun cambiamento. Quindi l'animale, potremmo dire, è governato, il suo comportamento è governato da una rigida necessità naturale. Non così per l'uomo. L'uomo quindi è libero nel senso che sotto la
la stretta, diciamo così, di determinate circostanze, egli può anche modificare il suo comportamento, egli può scegliere, quindi. Cioè, che significa? Gli uomini, di fronte alle difficoltà che comunque, anche in uno stato di natura, prima o poi, si troveranno a dover affrontare, per esempio una stagione in cui la natura non ha dato i frutti necessari per la sopravvivenza, quindi una stagione troppo secca o troppo fredda, o di fronte alla concorrenza, dice Rousseau, delle belve feroci che magari sottraggono il cibo agli uomini, quindi costringono gli uomini a pensare, a cercare di trovare un espediente o un rimedio per poter superare queste difficoltà. Ebbene, l'uomo è in grado di farlo, cioè l'uomo è in grado di perfezionarsi, l'uomo è in grado di inventare qualche cosa di nuovo, una tecnica nuova, è in grado quindi di risolvere un problema pratico, mentre l'animale questo non può farlo. E questa libertà e perfettibilità dell'uomo, quindi, porta l'essere umano pian piano ad uscire dallo stato di natura, ad uscire da questo stato, diciamo così, di innocenza primitiva e a mettersi insieme agli altri uomini. Quindi, ecco, il momento in cui l'uomo esce dallo stato di natura è il momento in cui l'uomo non vaga più solo nelle foreste, ma si associa agli altri uomini per far fronte a delle esigenze comuni che da solo non sarebbe in grado di affrontare, per risolvere dei problemi che da solo sarebbe impossibilitato a risolvere. Quindi ecco qui l'evoluzione, quel che l'animale non riesce, diciamo così, a compiere. Gli uomini quindi escono dallo stato di natura nel momento in cui cominciano ad associarsi, cominciano a formare intanto delle famiglie e quindi ad unire le loro forze per superare le difficoltà che abbiamo detto prima. E la famiglia è il luogo in cui cominciano a svilupparsi anche quegli affetti che all'uomo animalesco erano totalmente sconosciuti, no? Quindi oltre all'amore di sé, all'istinto di conservazione, oltre alla pietà, cominciano diciamo così, nella vita in comune, nella vita familiare, l'uomo comincia diciamo così, ad assaporare anche i sentimenti dolci, per esempio, dell'amore coniugale o dell'amore verso i figli. Sentimenti positivi, ma nella vita associata cominciano ad emergere anche alcuni sentimenti negativi. Per esempio, si comincia a fare dei confronti. C'è chi è più bello e chi ha consapevolezza di essere più bello, che quindi comincia a sviluppare il sentimento della vanità. Chi invece sa di essere più brutto o meno abile a fare una determinata cosa o meno forte, potrebbe cominciare a sviluppare i sentimenti deteriori dell'invidia, dell'odio, del risentimento, eccetera, eccetera. Quindi ecco, in queste prime forme di vita associata emergono sia sentimenti di affetto, diremmo sentimenti positivi, ma emergono anche dei sentimenti negativi. Quindi la vanità, il risentimento, l'invidia, la gelosia, la competizione tra gli uomini e così via. Ma, dice Rousseau, a questo livello di sviluppo della civiltà umana, che non è più lo stato di natura che Rousseau ha descritto prima, ma non è nemmeno lo stato della civiltà, evoluta, l'uomo a questo stadio di evoluzione è ancora felice. L'umanità è felice. L'umanità
che si trova in questo stato è simile alla umanità che i viaggiatori avevano scoperto qualche secolo prima, all'umanità selvaggia delle Americhe, quindi a queste tribù che vivevano ancora in una, diciamo così, in una specie di armonia, no? Sia con l'ambiente circostante sia con la natura, ma un'armonia anche tra di loro, nel senso che non vi erano ancora conflitti distruttivi come poi si verificheranno in uno stadio ulteriore della civiltà. Quindi Rousseau dice se l'umanità si fosse fermata a questo stadio primitivo di sviluppo, che non è più lo stato di natura, ma non è nemmeno più lo stato della civiltà avanzata, pienamente sviluppata, beh, sarebbe stato tanto di guadagnato per gli esseri umani. Ma il processo di evoluzione, di civilizzazione, va avanti con tutti i suoi inconvenienti che non tardano, in questa ricostruzione ipotetica che Rousseau fa, non tardano a venire alla luce. E in particolare, ecco, Rousseau sostiene che nel momento in cui gli uomini cominciarono a sviluppare delle arti particolari, quali egli ricorda la metallurgia e l'agricoltura, ebbene, queste invenzioni, queste tecniche, costituirono appunto un evento importantissimo nella storia dell'umanità, un evento che dette luogo alle prime forme di diseguaglianza sociale. Quindi questi eventi sono eventi, diciamo così, negativi, proprio perché fanno uscire gli uomini, le comunità umane, da quella sorta di equilibrio in cui essi ancora vivevano tra di loro e con la natura, e li precipitano in quello stato di guerra permanente che è lo stato che era stato descritto da Hobbes in particolare, ma anche in una certa misura da Locke. Perché l'invenzione di queste tecniche dà origine alla diseguaglianza? Ma intanto perché dà origine alle prime forme di divisione del lavoro e quindi alle prime forme di dipendenza dell'uomo dall'altro uomo. Divisione del lavoro significa che io non sono più autonomo. Quindi l'uomo naturale è un essere autarchico, riesce a procurarsi da solo con le proprie forze tutto quello di cui ha bisogno. L'uomo che si è già incamminato nello stadio, nel cammino della civilizzazione, e invece viene a dipendere dagli altri, con la divisione del lavoro. Quindi c'è l'agricoltore, che però non è artigiano, e quindi ha bisogno dell'artigiano che gli costruisca gli attrezzi per coltivare la terra e così via. Ma l'evento decisivo che quindi segna proprio la nascita, il consolidarsi della diseguaglianza tra gli uomini, con tutta la sequela di conflitti, di sciagure che poi questa diseguaglianza porterà, è la nascita della proprietà privata. E qui nella seconda parte, all'inizio della seconda parte del discorso sull'origine della diseguaglianza, c'è quel famoso brano in cui Rousseau immagina questo uomo che a un certo punto recinta un terreno e dopo averlo recintato dice: beh, questo terreno a partire da adesso è mio, appartiene a me. E dice Rousseau: se ci fosse stato in quel momento qualcuno che avesse strappato i paletti e avesse detto: tu sei un impostore, perché? Perché i frutti della terra appartengono a tutti, dice Rousseau, ma la terra non appartiene a nessuno. Ebbene, costui avrebbe fatto un grande
servizio all'umanità. Avrebbe fatto in modo appunto che non si che l'umanità non precipitasse in tutte quelle sciagure, in tutte quelle guerre, in tutti quei disastri, in tutta quella sofferenza che Rousseau attribuisce proprio alla distinzione tra ricchi e poveri. A partire da questo momento, quindi dalla distinzione tra ricchi e poveri, ci sarà questa guerra incessante, alimentata dalle passioni più basse, dall'ambizione, dall'invidia, dal risentimento, dalla competizione, dall'avidità, insomma, tutti questi vizi, tutti questi istinti, diciamo così, deteriori che cominceranno a prendere possesso degli uomini, rendendoli, come diceva Hobbes, lupi per gli altri uomini. Quindi ecco questo momento, questo stadio di evoluzione dell'umanità, non è lo stato di natura, come riteneva Hobbes, come riteneva Locke, ma è invece uno stato già molto avanzato lungo il cammino della civiltà. E le sciagure, i disastri, le sofferenze, il dolore, no? Le guerre che caratterizzano questo stadio sono in un certo senso il portato della civiltà, sono il portato della distinzione, della diseguaglianza tra gli uomini, in particolare di questa prima forma di diseguaglianza, da cui poi nasceranno tutte le altre forme di diseguaglianza, cioè la diseguaglianza tra ricchi e poveri, tra ricchi e poveri.